Una serata dalla forte carica evocativa, capace di rappresentare un momento di unione tra l'arte espressa dal maestro e la città che diede Natale al regista di Amarcord. Ennio Morricone sarà a Rimini il 25 agosto per proporre, nella suggestiva location di Piazzale Fellini, La bellezza ci salverà. Un incoraggiamento per l'uomo a ritrovare se stesso, ma anche a guardare al futuro con fiducia. Uno dei primi grandi concerti del maestro Morricone che farà quest'anno, poi ci sarà l'Arena di Verona. Noi, grazie alla collaborazione pubblico e privato su Cem Partners Banca di Rimini, Rimini oggi offre ai riminesi, agli italiani e ai turisti che vengono da lontano un omaggio anche a Fellini con le grandi musiche del maestro Morricone. Il 25 agosto in una città che è ritornata ad essere leader di grandi eventi, noi dobbiamo rifare il lungomare, ma dobbiamo fare anche dei grandi prodotti immateriali, quelli che creano emozione. Questo crea un'emozione fantastica in Riva al Mare il 25 agosto. Un incontro, quello tra il maestro Morricone e Rimini, partito qualche anno fa. Dal 2009 al Palazzo dell'Accademia di Los Angeles, per la presentazione delle nomination, quando venne illustrata la mostra sul libro dei sogni di Federico Fellini. In quell'occasione ci conoscemmo col figlio di Ennio Morricone, che si chiama Andrea Morricone, compositore lui stesso, e proprio in quella situazione è maturata l'idea di fare un grande concerto, che poi è stata decisa appunto come data qui a Rimini 3 anni dopo. Noi abbiamo cercato di fare un evento per la città e fortemente legato al territorio, quindi alla città di Rimini. Il manifesto stesso ne è la riprova, il fatto di aver utilizzato anche i caratteri del film Amarcord di Federico Fellini, il mare, il grande hotel che viene usato come un rex, una frase ad effetto come quella della bellezza ci salverà, che vuole dire vinciamo la crisi, salviamoci con le cose belle, con le cose semplici, le cose umili, diciamo, che circondano la riminesità e la città di Rimini.